Salve care amiche e cari amici di YouTube e degli altri gruppi sociali. Sono uscito a fare la spesa. Spero che tutte e tutti voi stiate bene. Oggi è brutto tempo, realmente stiamo in inverno, fanno forse meno di 10 gradi, c'è molto vento, ha piovuto e c'è la nebbia e la foschia. Io sto per finire la spesa, ho comprato ben poco e come diceva il nostro amico Belluschi, no? Con la nebbia e la foschia me ne torno a casa mia, ed è quello che farò adesso. Ritorno, perché ogni tanto bisogna staccare, è noioso fare la spesa, e quindi ritorno, pago e vado a casa, perché se no non mi fanno portare niente di quelle poche cose che ho potuto comprare con la promozione. Vi saluto, al più presto farò dei video, spero che tutte e tutti voi stiate bene, ne ho caricati diversi ieri, spero che vi piacciano. Faccio tutto questo per voi e vi ringrazio di seguirmi e di aumentare le visioni del canale. Se potete, create dei video in Common Creative e ditemi che li avete creati con un email, così li potrò incorporare nei miei video. Qua fa molto freddo e io ho un principio di artrosi, quindi questa umidità e questa nebbia mi vengono molto a fagiolo proprio. Arrivederci. Questo è stato un video saluto più che un video messaggio o un video blog, per tenermi in contatto con voi. Beh, arrivederci, guardate che nebbia, ciao! Che nebbia, mamma mia! Non ci si vede a un palmo dal naso, forse il cellulare non filma bene. Ma è uno schifo. Che nebbia, che uggiore, che acidia, che nebbia. Ciao amici e grazie di seguirmi. Io ho seguito in internet discussioni su il fatto che i giocatori di calcio guadagnano poco, sono dei divi, hanno senso del protagonismo. In verità la colpa di tutto ciò, del fatto che le squadre paghino ingaggi miliardari ai giocatori di calcio, è anche colpa del pubblico, che sempre di più vuole uno spettacolo commerciale. Allora questi poveri disgraziati si devono allenare anche 18 ore al giorno, tralasciando di vivere come persone normali, minando il fisico con steroidi, con droghe, con dopaggio, con tutto quello che vuoi, ormoni della crescita, per brindare al pubblico uno spettacolo nel quale devono correre per 90 minuti, fare i pazzi per 90 minuti. Se voi guardate i filmati del calcio, anche dei mondiali di calcio degli anni 50, 60, 70, erano giocatori differenti, con più età, con un fisico distinto, non con quello di un Rambo o di uno Schwarzenegger. Quindi se poi dite che i giocatori di oggi per fare miliardi si drogano, la colpa è anche di voi che seguite il calcio e volete il calcio spettacolo a tutti i costi, con dei ritmi disumani di allenamento. E quindi io credo che dovrebbe ridimensionare tutto, ma questo tocca interessi economici, gli sponsor, la gente che non vedrebbe più il calcio come adesso perché vuole tanto spettacolo, tante cose tecniche, e i giocatori che si devono allenare come per stare sempre in palla, sempre giocare 90 minuti. Una volta un giocatore non giocava 90 minuti e c'erano i ricambi costanti. E quindi ecco, io contribuisco con un granello di sabbia a questa sterile discussione che c'è su internet. La colpa non è dei giocatori se vivono come vivono, guadagnano quello che guadagnano e si drogano come si drogano, ma del pubblico che esige dei sacrifici sempre più grandi per avere
delle squadre di calcio che partecipino al campionato, allo scudetto, alle europee, ai mondiali, tutto il tempo, tutti i giorni, tutto l'anno, perché per me non si gioca più di domenica e nei mondiali, ma vanno di qua, vanno di là, vanno costantemente in trasferta e solo dei drogati possono fare così. E poi li colpano ai giocatori di drogarsi per fare carriera e guadagnare, ma nessuno può reggere quei ritmi disumani di gioco, di allenamento senza farsi. Quindi bisogna ridimensionare non solo i guadagni nel calcio, ma anche la forma in cui si chiedono sacrifici e sforzi ai giocatori, perché così gli sponsor pagano di più e c'è più spettacolo. Quindi il problema nasce proprio da voi, o spettatori del calcio. Ridimensionate le vostre ambizioni ludiche e i giocatori potranno vivere più decentemente e normalmente senza drogarsi e guadagnando di meno. E gli sponsor pagherebbero di meno per un calcio spettacolo, meno spettacolo, più sport finalmente. Con questo spero di aver dato il mio inutile contributo a una sterile discussione che c'è in internet. Ciao, a presto dal vostro Saint-Etienne, in un'altra pausa della spesa.